è difficile che io faccia un'intervista senza parlare di Massari. Chiaramente in questa occasione mi è proprio d'obbligo, perché io e Massari eravamo considerati la coppia più bella d'Italia o del mondo, perché giravamo sempre in coppia a fare i corsi, a fare le consulenze, andavamo in Francia, in Svizzera, cose di questo genere. E un bel giorno Massari si è iscritto a Relais Dessert, che è una grande associazione mondiale, francese comunque, ma mondiale come completezza. E quando tornava mi raccontava con entusiasmo com'era questa esperienza, le cose che facevano, i successi che lui otteneva, perché dove va lui, è chiaro che... E allora chiaramente mi era venuta l'idea di dirgli, vabbè, ma perché non la fai anche in Italia, dato che sei l'unico che può provare a fare... costruire una cosa che non c'è nessun altro che può fare in una situazione del genere. Passato qualche mese o forse di più, insomma un bel giorno, mi arriva una lettera nella quale dichiara se voglio partecipare a una costruzione di un club dedicato alla qualità, eccetera. Ho detto, senz'altro ci siamo ritrovati come dei carbonari, poche persone, abbiamo cominciato a gettare le basi sempre con le sue idee, perché è lui che poi dettava i termini, i ritmi, eccetera. E abbiamo cominciato a casa sua a cominciare a mettere giù le basi per creare questa istituzione che doveva solamente rappresentare il massimo della ricerca per portare la qualità della pasticceria in Italia. E lì siamo diventati prima 10, poi 12, abbiamo inserito degli amici, vari componenti, e difatti si è dimostrato che tutti quelli che fanno parte dell'Accademia oramai sono campioni del mondo, campioni italiani, rappresentano consulenze, grandi realtà praticamente in tutto il mondo, gente che abbiamo condiviso poi i sacrifici iniziali, eccetera, che hanno dato poi lustro a tutta l'Italia e continuano a essere un esempio per tutti quelli che vogliono poi dedicarsi a una pasticceria di classe, a una pasticceria di elite. Chiaramente adesso che abbiamo raggiunto questa epocale, oramai ventennale, chiaramente siamo tutti orgogliosi di questo raggiungimento e di quello che è diventata l'Accademia.